Buonasera a tutti, un ringraziamento a tutti voi per la partecipazione così numerosa, vedo che siamo pieni in ogni ordine di misura, no? Quindi anche la piccionaia è tutta piena e vedo veramente una platea ricca di personalità che hanno tracciato la storia di questo Abruzzo degli ultimi tempi insieme a te, Tommaso. Allora, siamo qui per un evento speciale, un evento straordinario, un evento per quel che mi riguarda eccezionale. Tommaso scrive un libro, il libro della propria vita istituzionale, dal titolo Una vita nelle istituzioni. Un libro che ci racconta le sue esperienze ricchissime, certamente il libro è piccolo, ma insomma, le storie ce ne sono tante da raccontare. Però lui è riuscito a fare sintesi e ci racconta esperienze che dal bianco e nero della nostra storia abruzzese italiana passa per i colori degli anni 70-80 per arrivare a oggi, al virtuale, al postmoderno. Tommaso racconta 50 anni della propria vita impegnata in maniera incredibile, partendo proprio dalla primo capitolo del tuo libro, un libro di 167 pagine, 11 capitoli, una bella premessa sintetica, materica e delle conclusioni molto precise che hanno a che fare con la speranza. Una speranza di rivedere un impegno serio, fatto di verità, fatto di impegno, fatto soprattutto di umiltà. È una parola che abbiamo dimenticato purtroppo. Una parola che in questi ultimi tempi, ma dico da troppo tempo, la politica ha dimenticato. Io credo di aver trovato in questo libro, di aver trovato qualcosa di molto interessante. Tommaso è un testimone del nostro tempo, come lo siamo tutti quanti noi, un testimone vero che ci racconta dai primi passi del suo impegno politico, da una fede verso quell'impegno, e poi ci racconterai Tommaso il motivo di questo libro, perché nasce. Io lo vedo come una profezia, quando eri bambino, no? Partiamo dal primo capitolo, da quando eri bambino che c'era quel maestro muratore che ti disse questa è la strada, la scuola, l'impegno è quello che domani avrai un futuro veramente bello. E così è stato. Quindi fede, speranza e poi all'interno un quarantennio di impegno, ma soprattutto di amore verso la propria gente, verso il proprio territorio, un amore vero, con tante fragilità umane ovviamente, con tante piccole fragilità che possiamo sicuramente vedere anche nel nostro modo di agire, ed è facile individuare la nostra fragilità, ma l'impegno è vero. L'amore che segue fondamentalmente lo vede legato alla propria gente, alle proprie istituzioni, ed è la storia di Tommaso. Allora Tommaso, la prima domanda che ti faccio prima di ogni cosa, perché questo libro? Perché hai avuto l'esigenza di comunicare a noi adesso, ma soprattutto alle future generazioni, la storia del tuo impegno? Che cosa vuole dirci? Grazie, e grazie a voi e a tutti voi. Fare l'amministratore non è una cosa semplice. Non è una cosa semplice fare l'amministratore. È difficile, faticoso, quotidianamente bisogna essere sui problemi e i risultati spesso non si vedono giorno dopo, si vedono dopo anni. Ho voluto dire soprattutto che noi quando vediamo un'opera realizzata dici bravissimo, sono stati bravi, hanno fatto questo, ma dietro quell'opera c'è tanto lavoro, anni di lavoro per poter arrivare a concludere l'iniziativa che magari è partita qualche anno prima. E questo è il motivo fondamentale per far capire ai cittadini che l'attività dell'amministrazione di 10 anni fa magari si è visto in questi giorni. Faccio un esempio per tutti, che poi ci torneremo,
la pista ciclopedonale. Siamo partiti nel 2007, l'abbiamo inaugurata nel 2018-19, una cosa del genere, forse pure di più. Però c'è stato un grande lavoro dietro da parte di tutti quelli che si sono susseguiti ai vertici dell'amministrazione provinciale. Poi per dire ai giovani che è necessario impegnarsi nella pubblica amministrazione, questo è il messaggio fondamentale. Bisogna occupare gli spazi nelle istituzioni, perché se le persone per bene, quelle preparate, quelle che vogliono fare gli interessi della collettività, si tirano indietro, quei posti saranno comunque occupati, saranno occupati da persone che magari hanno altri scopi, hanno altri interessi, non hanno l'obiettivo fondamentale di fare il bene della propria comunità. E fare il bene della propria comunità ti rende felice e ti dire comunque sono stato utile. Questo è il motivo fondamentale del libro. Poi tu hai fatto riferimento all'infanzia. Io qua vedo in sala i figli di quel mastro che dicevi tu, mastro muratore, zio Giuseppe Massari. Grazie a Tommaso e Roberto e a tutta la famiglia che stanno qua. Un aneddoto che vi dico con un minuto. Non volevo andare a scuola, io a 5 anni dovevo andare a scuola, dovevo fare 3-4 km a piedi per andare in una pluriclasse dove andava mia sorella. Io la mattina, ma mia madre mi si grembiule, non ci vado, non ci voglio andare, non ci voglio, e scappavo. Scappavo e mia madre non riusciva a prendermi per mandarmi a scuola. Allora c'era questo signore, zio Giuseppe Massari, che stava facendo un lavoro nelle vicinanze di casa nostra, in campagna naturalmente, comprato a Fossato di Ortona. E gli ha detto, Elodia, mia madre Elodia, mo ci parlo io con Tommasino. Allora lui si è avvicinato, a lui mi sono fatto prendere e mi ha accarezzato, mi ha detto tu devi andare a scuola perché è importante, lo studio, perché vedrai da grande ti servirà. Insomma, alla fine ha concluso, perché vedrai e tu da grande farai l'onorevole. A 5 anni mi ha detto una cosa del genere, non l'ho mai dimenticato, l'ho portato sempre con me. E quindi voglio ringraziare Massari e tutta la sua famiglia. Grazie. Allora, si parlava di istituzione, allora partiamo, un saluto a tutte le istituzioni presenti, un saluto alle autorità, a Pierluigi Castagnetti che sembra sia già in linea, vero? Eccolo qua, ecco Pierluigi, un saluto a te Pierluigi. Sì. Saluto a tutti voi che siete presenti lì, buonasera. Grazie per aver risposto a questo invito, un saluto all'onorevole Luciano D'Alfonso e un saluto a Gianni Meliglia, ovviamente un saluto esteso a tutte le autorità civili, religiose e militari, e possiamo già partire con il primo step. Quindi dopo gli saluti istituzionali vorrei chiamare il presidente della provincia Francesco Menna per un saluto dell'autorità, parliamo di istituzioni, quindi volevo il sindaco mi ha fatto sapere poc'anzi dalla sua collaboratrice che ha avuto una crisi di salute personale, lui ha dei problemi in questo periodo e si scusa e mi ha detto di salutare tutti quanti. Grazie. Allora, mentre aspettiamo l'arrivo di Francesco, un ringraziamento particolare a Ortona Notizie per la diretta su Facebook, giusto? Siamo in diretta. Poi un ringraziamento all'Accademia dello Spettacolo e a Free Power per il grande supporto tecnico di questa sera. Parola a te Francesco. Grazie, un caro saluto a tutti e un grazie, anzi tre grazie se mi consentite, un grazie al presidente Tommaso Coletti per questa serata, perché siamo qui. Il secondo grazie è che Tommaso Coletti è un uomo per questa provincia, per questo territorio importante, perché ha dedicato la sua vita alle istituzioni, alla politica, al progresso della provincia di Chieti, alla sua città Ortona e a tutti noi. E per me è stato anche un maestro perché
è stato vicino alla mia famiglia, a mia madre, a mio padre, insomma a tutti noi. E il terzo grazie a Tommaso Coletti, perché sfogliando questo libro che questa sera ci ha voluto presentare, e lo ringrazio che lo presenta come politico emerito, perché siamo abituati di solito alle presentazioni di chi o si deve presentare alla presidenza del Consiglio, alle regionali, ogni tanto lui lo ringrazio che lo fa come politico emerito, ho visto delle foto importanti e belle, una in particolare mi ha colpito, è quella di Franco Marini, Presidente. Io che ho seguito Tommaso nella sua carriera politica, ricordo una gita a Cortona con Franco Marini, in un convento agostiniano, facemmo un convegno bellissimo sul lavoro. Ecco, ti volevo dire Tommaso che forse anche per noi, per me è arrivato il momento di dedicare qualcosa di bello a uno dei grandi uomini della regione Abruzzo. Avevo pensato di dedicare il centro per l'impiego di Vasto. D'accordo con te, d'accordo con le istituzioni, d'accordo con tanti amici, anche di che non la pensavano come Franco Marini, che lui, come te, come me, come tutti noi riconosciamo, un uomo delle istituzioni, un uomo che ha dato tanto alla nostra regione. Grazie e grazie a Tommaso Coletti. Allora, volevo rivolgere un saluto all'onorevole Giovanni Legnini, Consala, eccolo qua, un saluto del Presidente, a tutti i consiglieri del Comune di Ortone, così mi sembra di capire, ci sono tutti, anche gli ex sindaci, vedo Vincenzo Tuttano, Nicola Fratello, ingegnere, Di Martino, vice sindaco, ok, tutti quanti ci siamo. E allora, Coletti dov'è? Eccolo qua. Coletti. Allora, vorrei ricordare che il libro che ha scritto Tommaso non è in vendita, ovviamente, è un omaggio di Abruzzo Popolare, quindi chi vuole può prenderlo lì all'ingresso, all'uscita, e poi Tommaso, qualche dedica la devi fare, ecco, quindi ti devi sacrificare un momentino. Allora io partirei subito con gli interventi dell'onorevole Pierluigi Castagnetti, che abbiamo in linea. A te la parola, Pierluigi. Grazie, allora di nuovo a tutti, saluto anche i colleghi che intervengono dopo, insomma, no, Luciano, Gianni. Ma io avrei voluto essere presente perché questo libro mi ha molto intrigato, non è una semplice biografia come se ne possono fare tante, qui c'è una storia personale che si intreccia con la storia del territorio, la storia della realtà abruzzese e con la storia del nostro paese, per cui a leggere questo libro si vede qual è stata la quantità di impegni che ha in qualche modo caratterizzato la vita di Tommaso Coletti, che saluto in primo luogo ovviamente, ciao Tommaso, ma si vede il tempo in cui è vissuto Tommaso, che è anche il mio tempo, per cui io mi ci ritrovo per questa ragione soprattutto, ed è un tempo molto diverso dall'attuale, sbaglieremmo se pensassimo di richiamare quel tempo, io credo che ci saranno altre modalità, bisogna che noi accettiamo che ci siano altre modalità di agire la politica, di fare la politica, se fossero vivi oggi anche i grossi personaggi che hanno costruito la storia nel dopoguerra dell'Abruzzo, a partire da Gaspari, Natali, Franco Marini, l'ultimo che è stato citato e che, a cui alla cui memoria sono legato molto anch'io, se fossero presenti anche loro si aiuterebbero a capire che i tempi sono cambiati e bisogna che accettiamo che i tempi sono cambiati. Anche noi, insomma, no? Abbiamo vissuto stagioni nuove e le abbiamo vissute noi perché eravamo persone che non avevano vissuto le stagioni precedenti. Ma ci sono alcuni tratti della vita di Tommaso che a me colpiscono. Beh, innanzitutto devo fare una confessione che ho fatto nella mia brevissima introduzione nelle ultime righe. Io mi ci ritrovo perché ho un'analogia biografica che è veramente sorprendente. Persino la profezia che lui ha avuto da questo mastro muratore, io l'ho avuto
da altre persone, l'ho avuto in particolare da un sacerdote, ma a me a scuola chiamavano onorevole questo perché avevo questo interesse a parlare di politica, ero sempre al centro di tutti i crocchietti che si fanno nelle aule, nelle ore di intervallo, insomma, no? Si capisce presto quando c'è l'interesse alla politica e allora si scherza anche sulle prospettive di possibile carriera. Ma insomma, mi pare che ci siano alcuni elementi che io intenderei richiamare perché, pur essendo cambiati i tempi, secondo me dicono qualche cosa anche al nostro tempo. Innanzitutto, Tommaso di questo non ha parlato perché, come hai detto tu, è una persona umile e il tratto dell'umiltà accompagna tutte le pagine del libro. Ma intanto la formazione cristiana. Chi come Tommaso, come sottoscritto e come altri che ho citato, insomma, è cresciuto all'interno di un percorso formativo che siamo soliti appunto definire la formazione cristiana, beh, era una formazione che ci diceva che la politica non era un'opzione, era un obbligo, un impegno non eludibile. I cristiani non è che possono vivere a sbaffo del lavoro che fanno gli altri, i cristiani come gli altri devono occuparsi della città. Debbono occuparsi della città nel senso che debbono governare la città, debbono dimostrare di avere idee per il governo della città. Addirittura secondo una certa lettura biblica, il libro della Genesi si conclude con un impegno che è affidato ai cristiani, l'impegno dell'ottavo giorno della creazione. I cristiani devono sentire la responsabilità di proseguire la creazione impegnandosi nella storia. Ecco, allora, questa idea che i cristiani debbono impegnarsi nella storia è un'idea che a tutte le latitudini veniva insegnata e quindi Tommaso è figlio di questa cultura, di questa realtà dei preti di allora. Io non so, ci sarà stato sicuramente qualche prete, qualche parroco che gli ha detto che i cristiani hanno il dovere di lavorare per il bene comune, per l'interesse generale, cioè per il bene degli altri, come diceva un nostro caro collega. No, la politica è lavorare per il bene degli altri, non per il bene proprio. E in questo c'era già anche il marchio, la cifra della differenza cristiana, dell'originalità cristiana. Lavorare non per il bene proprio, ma per il bene degli altri. In seguito alla nostra uscita di scena abbiamo visto che tante personalità invece esaltavano la politica come luogo in cui ci si poteva realizzare, così come sono riuscito io, potete riuscire anche voi, ma che è un messaggio anche giusto, che riguarda anche l'esperienza di Tommaso, ma non così come ho fatto a fare io, potete fare affari anche voi. Così come sono riuscito io ad affermarmi nella politica, la politica è accessibile per tutti. Quindi il primo insegnamento è quello della formazione cristiana. Il secondo insegnamento che ha avuto da dei maestri che lui riconosce, che io personalmente non ricordo, il dottor Angelucci e il professor Francesco Di Stefano, che sono stati i suoi maestri immediati, che lui cita nel libro, ma sullo sfondo c'era un maestro ancora più importante, oggettivamente, che era Remo Gasperi, quello che è stato così protagonista nella ricostruzione, nella costruzione del nuovo volto della regione Abruzzo, insomma, nel dopoguerra. Questi insegnamenti, perché appunto l'Abruzzo è una regione con dei maestri, e i maestri sono quelli che trasmettono un'esperienza di vita, ma trasmettono anche una sapienza di vita. Ecco, Tommaso, per la sua modestia non si paragona ai suoi maestri, ma a suo modo e a suo tempo è stato anche lui maestro di altre generazioni, perché quelli che hanno la nostra età, ecco, possono dire che sono stati maestri anche di altre generazioni, cioè hanno trasmesso la sapienza della loro esperienza. Allora, un'altra
altro dato importante nella biografia di Tommaso ha a che fare con la sua condizione soggettiva, personale. Tommaso nasce in una famiglia povera, una famiglia che ha voluto che lui studiasse, cioè che si emancipasse, perché si affermasse nella vita. Ma nasce in mezzo a tante difficoltà, ha studiato, si è laureato lavorando. Un'esperienza che io conosco anche personalmente. Ma in quegli anni i partiti popolari, ovviamente non solo la Democrazia Cristiana, ma la Democrazia Cristiana sicuramente, erano partiti, il Partito Popolare, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, erano partiti popolari. Popolari nel senso che erano radicati in mezzo al popolo. E erano partiti, oggi useremo l'immagine, scalabili. Cioè, se uno studiava, se uno mostrava di capire la politica, se uno aveva l'aspirazione ad assumersi delle responsabilità, se uno era generoso, se uno era distaccato sul piano personale, cioè mi interessa, ritorno là, il bene degli altri, non il bene mio personale, erano tutte caratteristiche che lo mettevano in evidenza. E siccome nei partiti popolari c'era la democrazia interna, attraverso i congressi, passo dopo passo, si arrivavano ai livelli più alti di responsabilità. Cioè, nei partiti popolari, oggi con un termine un po' sofisticato, diciamo, non erano partiti in cui vigeva la donazione della candidatura, la donazione della collocazione in una lista elettorale, in una posizione vincente. Insomma, la politica non era octroyée, cioè, come dicono i francesi, octroyée, concessa. Non c'era concesso nulla, tutto doveva essere conquistato, ma era conquistabile. E Tommaso, che ha coperto tanti incarichi istituzionali, ha dimostrato che tutto era conquistabile. Ha cominciato dai primi livelli istituzionali, il comune, poi la provincia, la regione e finalmente il Parlamento nazionale. Tutto era conquistabile e tutto lui ha conquistato sul piano personale. Ma ha conquistato con questo atteggiamento di voler in un qualche modo realizzare un disegno, perché la politica allora, mi rendo conto che facendo questo discorso, quando dico allora, insomma, rischio di fare un discorso paternalistico, ma allora la politica, se non aveva un disegno da realizzare, non si giustificava. Tu fai politica, guidi una provincia, entri in Parlamento, ma devi avere un disegno, non è una carriera personale, non fai il manager di un'azienda, fai il responsabile politico. E l'ultima osservazione che vorrei fare per Tommaso è questa. Se mi avesse chiesto un consiglio sul titolo, che è molto bello, che lo rappresenta molto bene, sia chiaro, il titolo del libro, che è sicuramente Uomo delle istituzioni, ma era un uomo, secondo me, è stato uomo del suo popolo. Ecco, perché una caratteristica della politica deve essere questa. Bisogna stare in mezzo alla tua gente, se vuoi conoscere lo stato d'animo della tua gente, se vuoi conoscere i problemi della tua gente. Non è che tu li impari seguendo i social oggi sono importanti, ma i social parlano in modo anonimo, trasmettono i sentimenti misurati come si misurano oggi, i sentimenti dell'opinione pubblica, i sentimenti misurati attraverso i sondaggi, attraverso i focus. Cosa diversa è vivere in mezzo alla tua gente, al tuo popolo. Tommaso era un uomo legato al suo popolo, ecco, e perché il popolo ha la possibilità di dirti immediatamente:
Da questo punto di vista, gli dirgli immediatamente quello che, di cui ha bisogno. Da questo punto di vista, al sud la politica è sempre stata più popolare che al nord, più popolare in questo senso, cioè più partecipata, più radicata nella base, ecco, rispetto al nord, dove insomma era apparentemente più sofisticata. Ma i personaggi politici del mezzogiorno erano per questa ragione più autentici. E quindi c'è una lezione importante che viene da quello. Vorrei citare un aneddoto. Così come Tommaso ha avuto punto di riferimento Remo Gaspari, io ho avuto come punto di riferimento una personalità che ha concorso a scrivere la nostra Carta Costituzionale più di altre, che era Giuseppe Dossetti. Di cui sono stato anche collaboratore, non quando faceva politica, perché allora io nascevo, insomma, ma in una fase successiva, e l'ho conosciuto ben da vicino. In un suo discorso autobiografico, lui era vissuto a Cavriago, che è un comune della provincia di Reggio Emilia, e raccontava che non stava a Roma nei weekend, anche se doveva lavorare molto, perché al tempo dell'Assemblea Costituente la settimana parlamentare cominciava il lunedì mattina e finiva il venerdì sera. Molti stavano a Roma anche perché le comunicazioni, non c'era l'alta velocità, le comunicazioni ferroviarie erano più complicate. Lui però diceva che sentiva l'esigenza di tornare a casa tutte le settimane, tutti i weekend, perché aveva l'esigenza di andare sulla piazza di Cavriago, era il suo paese. Dossetti, che a 30 anni era già professore ordinario universitario, quindi un giurista che aveva una qualche confidenza con i temi dell'Assemblea Costituente, diceva: io sentivo l'esigenza di andare in piazza a Cavriago a parlare con la mia gente, che per lo più non era laureata, forse non era neanche la maggioranza diplomata, ma avevo bisogno di capire se quello che stavamo facendo all'Assemblea Costituente era giusto o non era giusto. Cioè io avevo bisogno di questo ancoraggio con il popolo. Ecco, allora la popolarità di Tommaso Coletti, che emerge da questi suoi racconti autobiografici che sono contenuti nel libro, ha a che fare con la consapevolezza che tu sei il rappresentante del popolo, e cioè che il popolo è sovrano. Il cittadino è padrone della politica, nel senso che è padrone delle scelte della politica, perché è sovrano, perché la Costituzione all'articolo 1 attribuisce a lui questo esercizio di signoria sul potere. Ma siccome non possiamo mandare 60 milioni di cittadini nell'aula del Montecitorio, deve essere rappresentato, e quindi il popolo sceglie di farsi rappresentare. E allora i rappresentanti del popolo devono sapere che il loro guinzaglio deve essere il più corto possibile, perché tu sei lì a rappresentare anche il pensiero di chi è rimasto a casa, ma è titolare di questa tua funzione di democrazia sostanziale. E se non c'è questo collegamento stretto, e tu senti però la responsabilità di questo, se non c'è questo collegamento stretto, rischi non solo la deriva nell'esercizio della tua funzione, ma rischi di non rappresentarlo più il popolo. Guardate, la crisi della politica di oggi è esattamente racchiusa in questa conclusione. Con questa legge elettorale, con queste leggi elettorali degli ultimi anni, gli eletti non sentono più questo legame stretto con gli elettori, perché in effetti sono stati scelti da un segretario nazionale di un partito, di tutti i partiti, perché questa è la legge elettorale vigente, ma non scelti dai cittadini. E quindi manca questo l'esercizio della rappresentanza. Perché la gente si allontana? Perché la gente non fa più a votare? Perché la gente sente distanti i politici, si annoiano nelle dichiarazioni televisive, la sera in telegiornali dei politici ripetono a pappagallo sempre le stesse cose generiche che non dicono niente, perché sentono che quei politici,
al di là delle loro volontà, perché ci sono tanti politici anche oggi, tanti parlamentari anche oggi sono presenti anche in sale, che sentono invece questa responsabilità e cercano di supplire ai vizi della legge elettorale, ma per lo più, ecco, c'è questa distanza. Allora, se vogliamo recuperare il senso delle istituzioni, dobbiamo recuperare il valore della politica, e il valore della politica lo si recupera solo se ogni parlamentare sente di appartenere al suo popolo e di essere fedele a questa appartenenza. Grazie. Grazie. Un saluto a voi. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie. Intanto chiamo l'onorevole Luciano D'Alfonso e saluto i sindaci di Lanciano, visto Filippo Paolini, vero? E Luisa Russo, avvocato Luisa Russo. Poi gli ex presidente Mario Pupillo, eccolo qua, Enrico Di Giuseppe Antonio, questo prima, poi i consiglieri regionali Silvio Paolucci, Fabrizio Montepara, da qualche parte, dove sei Fabrizio, gli ex Vincenzo Parmeio, Mario Amicone, poi chi vedo ancora, vabbè. Luciano, parola a te. Grazie, e mi sento onorato di poter dire quattro parole, spero in ordine, dopo il grande ragionamento fatto da Pierluigi Castagnetti. Mi ha fatto piacere l'invito di Tommaso Coletti, perché sapevo che riuscivamo a mettere all'ordine del giorno la politica, non solo la sua vita politica riconosciuta e stimata, ma anche il grande valore della politica. Allora mi aiuterò con delle domande. C'era bisogno di questo libro di Coletti? Questo libro di Coletti chi può aiutare e qual è il valore che distribuisce? La retribuzione che ci dona questo libro? Allora io penso che avevamo bisogno di un libro su una figura idealtipizzata come Tommaso Coletti, perché noi dobbiamo lasciare testimonianza in maniera tale che fra 20 anni, 30 anni, quando si rifarà la storia delle decisioni di Ortona, della provincia di Chieti, dell'Abruzzo, e per quello che hanno riguardato anche la storia di alcune iniziative riuscite in Parlamento, attivate da uomini come Coletti, nessuno deve confondere, come è accaduto ad altri grandi dell'Abruzzo, per esempio, permettetemi, Silvio Spaventa con Luigi Spaventa, o addirittura Sardi d'Eletto con un noto venditore di tappeti. Questo accade quando nella società tutto viene assunto come acqua piovana sui tetti, quando non si realizza memoria, quando non si sofferma la conoscenza collettiva. Allora questo libro, che riguarda Coletti, ma è un libro che prende parte da Coletti e descrive che cos'è stata la politica a Ortona, in provincia di Chieti e in Abruzzo. La politica pone al centro il potere insediato dai cittadini e dalla democrazia. Prima della democrazia il potere c'era, funzionava e veniva amministrato, però riguardava alcuni con il doppio cognome, con il sangue blu. Ci sono stati ministri, cari cittadini riuniti qui, amministratori emeriti, rappresentanti delle forze dell'ordine. Non è vero che la storia delle responsabilità pubbliche in Abruzzo comincia con Gaspari, con De Luca, che nessuno di voi forse ricorderà, che è stato ministro delle poste di Guardia Grele, con l'onorevole Spataro, con Natali o con De Cinque o con Alcide Lucci. C'è stato anche un secolo prima chi in nome dell'Abruzzo è stato al governo della Repubblica. Silvio Spaventa, l'onorevole Angeloni di Roccaraso. Qual era però la differenza? O anche quell'illustre di Orsogna che ha fatto ascoltatissimo il vicepresidente del Parlamento della Repubblica Italiana monarchico, Raffaele Paolucci. Qual era la differenza tra gli uni e gli altri? Quelli avevano la nomina dall'alto, in ragione di un'appartenenza patrizia, gentilizia, di corrispondenza, si direbbe oggi, permettetemi, forse anche di bellezza sociale. Invece nel caso dei nostri, e Tommaso adesso è un simbolo, era la popolazione che segnalava
sosteneva, supportava, indicava, metteva in avanti. E guardate che non è cosa di poco conto. Castagnetti lo ha detto con la sua civiltà, io voglio aggiungere un po' di sfrontatezza. La storia di Tommaso è la storia del potere contendibile. Chi può assumere ruolo in Italia, in Abruzzo, in provincia di Chieti, a Ortona? Chi si impegna? Chi assume impegni e li mantiene? Chi prende il suo tempo e lo dona? Chi prende il suo tempo e lo dona? Il rettore della Cattolica Lazzati diceva: una parte di tempo per la vita individuale e familiare, una parte di tempo per le questioni di tutti, per costruire la città dell'uomo che si costruisce oggi, non chissà quando, nel futuro lontano. Allora permettetemi, il libro serviva, il libro va letto, il libro cristallizza un modo di fare che è recuperabile, ripetibile. I problemi di Ortona, della provincia di Chieti e dell'Abruzzo, volendo partire da qui, come si fronteggiano? Chiedendo donazioni, regalie o attivando quella grande categoria che è la priorità, far capire che qui c'è una priorità e quella priorità vale. Non attraverso le spade, come si faceva prima della democrazia, ma attraverso le argomentazioni. Conosco, approfondisco una questione, vado in assemblea elettiva, convinco gli altri e faccio accadere ciò che serve alla mia collettività. Io voglio dirvi un altro dato importante. Il contrario di Tommaso Coletti chi è? I penalisti, quando discutono nei processi, si aiutano attraverso i cosiddetti contrari. Se non fosse così la gestione del potere, che sarebbe il suo contrario? Chi sarebbe? Chi viene scelto in ragione della fedeltà? Chi viene scelto in ragione delle liste beautiful? A Roma è nata una lista beautiful. I belli, i gradevoli, coloro i quali magari sono carini, si è detto anche questo, che è diventato uno degli elementi della politica. Noi riteniamo che in corrispondenza di quest'altra idea della politica, poi non c'è l'accesso. Un politico bravo dell'Emilia Romagna, che io ho avuto gomito a gomito nei 5 anni al Senato, Vasco Errani, mi diceva: sto valutando di non ricandidare, non mi candiderò, cercherò di scendere dalla prima fila perché non mi piace più che non si prendano appunti durante le riunioni e che molti degli eletti non rispondono al telefono, addirittura arrivando ad inventare che il telefono è sotto controllo per organizzare una forma di pigrizia. La pigrizia è in un qualche modo il corridoio che porta ad una idea del potere che è tutta centrata su colui il quale è arrivato ad avere il trono. Invece noi abbiamo un'idea del potere che deve essere funzione dei diritti, delle opportunità che si allargano, che riguardano le imprese, i territori che devono essere migliorati. Tommaso questo ha descritto, questo l'ho visto impegnato. Tante volte l'ho sentito raccontare, tante volte Melilla mi ha raccontato come Tommaso battagliava in regione. Non è stato uomo del governo della regione, ma facendo il vicepresidente del Consiglio regionale faceva valere le sue questioni. Perché, e qui concludo, era in un qualche modo sturziano. Castagnetti ha citato Dossetti, io voglio citare Sturzo, quando diceva: che cos'è il popolarismo? Che significa essere popolari? Non è un aggettivo, è un modo di essere quando si ha il ruolo pubblico. Io vado lì dove ci sono le sofferenze, lì assumo energia e di lì faccio valere ciò che per me è importante. Anche la categoria in politica del valore, che cos'è? È ciò per cui vale la pena impegnarsi, chiamare a raccolta, chiedere voti, ritenere che il rapporto di fiducia si possa spendere. Tommaso, hai fatto bene a scrivere questo libro, perché in politica vale molto ciò che si scrive, perché poi resta, racconta coerenza e vale, distribuisce insegnamento. Grazie Tommaso e buon lavoro. Grazie Antonio. Chiamiamo intanto l'onorevole Gianni Melilla e un saluto al giudice emerito del Consiglio di Stato, l'avvocato Giuseppe Carenci, che è qui in sala. Un saluto al sindaco di Pandieta, Ernesto Masiano, giusto per lui. Un saluto al consigliere regionale Emanuele Marco Vecchio, mi dicono qui in sala. E poi un saluto all'ex sindaco di Chieti, Francesco Ricci, al consigliere, ex consigliere, assessore della provincia, della tua giunta, ingegner Nelli, se non sbaglio, è lui, sì. Tamburrino, vicepresidente, Camillo D'Alessandro, onorevole, dov'è? Eccolo qua. Un saluto, adesso come vi vedo vi saluto. Parola a te Gianni. Grazie, buona serata,
abbraccio a Tommaso e alla sua famiglia innanzitutto, perché forse Tommaso, non lo diciamo, ma alla sua famiglia ha chiesto molti sacrifici, perché lui la politica l'ha fatta a tempo pieno, senza firmare il cartellino. Spesso le giornate di lavoro duravano tantissime ore. E lui era, mi sento di dire, un infaticabile lavoratore, aveva una capacità di lavoro impressionante. Tra l'altro lui aveva, tra virgolette, un piccolo problema, che mi permetterai Tommaso di svelarlo, non so se l'hai superato, però quando eravamo insieme alla presidenza del Consiglio regionale capitava che o andavo io oppure io non potevo andare, andava lui. Noi avevamo una conferenza dei presidenti delle regioni, riunioni che si svolgevano a Milano, a Genova, a Torino, a Roma. Avevamo Bruxelles, cui spesso si doveva anche andare. Tommaso non prendeva l'aereo. Io non so se adesso l'ha superato, ma penso che non abbia superato. Allora lui si sottoponeva ad uno stress impressionante, perché andare a Bolzano, andare a Bruxelles con la macchina, insomma, non è che, cioè, a volte ci si metteva una giornata ad arrivare, però lui non si sottraeva. Devo dire che in quegli anni, molto bella, la nostra amicizia poi è continuata e continua ancora al di là di quegli anni in cui siamo stati insieme alla regione. Praticamente io ero diventato un esperto di questioni ortonesi. Io porto l'ospedale, l'istituto toschiano, l'enoteca regionale, io conoscevo tutto, perché Tommaso all'ufficio di presidenza o in consiglio regionale praticamente, se si era d'accordo, si faceva subito. Se c'era qualche problema, lui continuava fino a che non portava a casa il risultato. Perché come diceva prima Castagnetti e poi D'Alfonso con la sua solida maestria, la politica per quella generazione che veniva dal dopoguerra, che era figlia, diciamo, dello sviluppo degli anni 60, in cui la famosa liretta non era una moneta debole. La lira italiana, alla fine degli anni 50, era una delle monete più forti a livello internazionale. Il miracolo economico non era uno scherzo. L'Italia nell'arco di 20 anni ha scalato posizioni su posizioni, passando dal 40° posto dopo la Seconda Guerra Mondiale, arrivata al 6° al 7° posto, insieme alla Francia e all'Inghilterra. E quella generazione ha costruito l'Italia moderna. Noi fino agli inizi degli anni 70 l'Italia aveva un debito pubblico assolutamente sotto controllo, meno del 60% del prodotto interno lordo. Oggi siamo oltre il doppio, cioè noi quando ci svegliamo il 1° gennaio dobbiamo mettere da parte un centinaio di miliardi di euro per pagare gli interessi sul nostro debito pubblico. Questo debito pubblico è stato fatto dopo, negli anni 80, 90, 2000, ed è stato fatto in virtù di una politica non lungimirante come quella che invece ha ispirato il governo italiano nel dopoguerra. E non solo da chi aveva funzioni di governo, ma anche da chi aveva funzioni di controllo, perché c'era comunque un comune sentire che poi ha trovato la sua apoteosi quando insieme abbiamo battuto il terrorismo. E quindi quella generazione
sicuramente Castagnetti ha ragione nel dire che soltanto un ingenuo potrebbe pensare che in Italia possano rinascere i partiti. Ma io aggiungo che è vero che solo un ingenuo potrebbe pensare di far rinascere i partiti, ma solo un senza cuore non può non avere nostalgia per quel tempo politico. Perché in quel tempo politico la selezione della classe dirigente consentiva a persone venute da classi umili di assurgere agli incarichi più prestigiosi, perché i partiti sono il veicolo della democrazia. Quando non ci sono i partiti non ci può essere la democrazia, c'è un'altra cosa. Purtroppo il popolo italiano si è impazzito. Quando ogni elezione si cambiano le maggioranze in questo modo, si passa dal centro-sinistra al 5 Stelle, alla Lega, alla centro-destra, si cambia, vuol dire che non si ha a cuore un minimo senso di dignità nazionale, perché cambiare è possibile, ma pensare di sconquassare lo Stato italiano no. Questo no. Nell'ufficio di presidenza, e concludo, in cui stavo con Tommaso, noi eravamo 5 persone, io ero di sinistra, Tommaso era del Partito Popolare, poi c'era uno di Forza Italia, l'amico Venturoni, c'era uno di Rifondazione Comunista e uno di un partito centrista. In quegli anni non ci fu una delibera che non fu assunta all'unanimità, perché ci si riconosceva in una visione sacrale delle istituzioni. La politica è una cosa, le istituzioni sono un'altra. Quando sono stato eletto nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, io pensavo di ritrovare lì lo stesso clima. Invece era una battaglia frontale, a suon di offese, di diffamazioni. Io non so se qua c'è qualcuno del Movimento 5 Stelle, ma quello che il Movimento 5 Stelle nel 2013, nel 2014 ha fatto per sconquassare, vilipendere, diffamare le istituzioni italiane è una cosa che resta nella memoria collettiva, non può essere messa da parte. In Italia c'è bisogno, secondo me, di ritrovare invece quella cultura istituzionale, quel modo di contrapporsi in modo civile, di interloquire, di cercare le soluzioni comuni. Con Tommaso questa cosa si faceva. La sua generazione, molti democristiani della sua generazione, sono anche qui presenti e possono essere testimoni di questo clima che comunque abbiamo vissuto, al di là della dialettica politica, c'era quel profondo senso che ci portava a rispettare le istituzioni. Io l'ho rivisto in modo plastico in questo libro. E io penso che, e concludo, io penso che Tommaso abbia pensato non solo a fare i conti con la sua vita, quindi quando si arriva a una certa età, abbiamo un'età simile, è tempo anche di bilancio, di capire se quello che abbiamo fatto ha avuto un senso, se la nostra visione della vita è stata indenne da grandi peccati, e ci si prepara, diciamo, a riflettere in una fase diversa della propria vita,
magari a rifugiarsi anche negli affetti della propria comunità, della propria famiglia, del proprio, diciamo, nido, in questo caso Ortona. Perché io penso che però al di là di questo intento, che è un intento importante, io invito tutti quelli che hanno fatto politica in modo onesto, come l'ha fatto Tommaso, perché l'onestà in politica è una condizione necessaria, non è sufficiente però, perché il politico non solo deve essere onesto, ma deve essere pure capace, perché se è onesto e incapace non va bene. Onesto e capace, e questo è... E Tommaso è stato onesto e capace, ovviamente con tutti i limiti che ognuno di noi ha. Però ecco, l'intento di questo libro è anche un intento pedagogico. Non ci sono molti giovani, ma ci sono anche in quest'aula di giovani. Leggere questo libro è anche una sfida formativa. È anche un modo per avvicinare i giovani alla politica. Una volta, quando c'erano i partiti, la DC, il PC, il PSI, avevano le scuole politiche, le scuole di formazione. Io ci sono stato alle Frattocchie, altri sono stati alle rispettive scuole di partito. E qui io a Tommaso gli rivolgo questo invito. Il libro è una tappa importante di questo lavoro. Io mi dedicherei, Tommaso, a creare una scuola in cui formare i giovani, in cui invitare persone come Castagnetti, che vengono da Dossetti, Don Lorenzo Milani, cioè Aldo Moro, parliamo, giganti, giganti da ogni punto di vista politico, morale, culturale, invitare queste persone, mettere insieme i giovani per una nuova leva politica, perché chi fa politica non può improvvisare, deve studiare, poi deve attaccare i manifesti, deve dare i volantini, deve stare in sessione, deve essere una persona seria, come lo è stato sempre. Grazie. Grazie. Allora, sono le 18:45. Noi dobbiamo andare abbastanza veloci, Tommaso, sono 5 domande che ti faremo, piccoli interventi dalla platea, altrimenti non so quando arriveremo. Alle 8 andiamo tutti quanti insieme, via, ok? Quindi un saluto ai consiglieri, ci sono ancora tanti altri gli ospiti, consigliere, ex consigliere provinciale Lucio Campi, ho visto anche il consigliere comunale di Lanciano Leo Marongiu sulla Piccionaia, poi gli altri consiglieri regionali, ex consiglieri regionali Tonino Prospero e Tonino Menna, giusto, sì? Sembra di averli visti. Allora, partiamo subito con la prima domanda, Tommaso, e chiamerei qui sul palco Antonio. La prima domanda, andiamo veloci, riguarda gli inizi. Gli inizi e l'impegno nella sanità ortonese. Il nuovo ospedale e adesso... Un intervento tuo e poi la risposta a Tommaso. Buonasera a tutte e a tutti. Ho avuto la fortuna e il privilegio di leggere il libro di Tommaso Coletti ancora prima della sua pubblicazione. Posso dirvi che è stata una lettura straordinariamente interessante, appassionante, emozionante. Perché questo libro non è solo la narrazione dell'esperienza politica amministrativa di Tommaso Coletti, è molto di più. È un libro che abbraccia e riflette le nostre vite, perché se ci pensate sono più di 50 anni di vita amministrativa e quindi di storia collettiva e condivisa. E poi prima si diceva che è un libro pedagogico, sì, è pedagogico perché è fatto e pieno di buona politica, e dà il valore della buona politica, quella incentrata sul miglioramento delle vite delle cittadine e dei cittadini e non al privilegio di pochi, quella che è il risultato di scelte responsabili e di visioni a lungo termine. È appunto proprio un esempio di buona politica, voglio condividere con voi leggendo
una pagina del libro di Tommaso e torniamo indietro nel 1970, quando Tommaso era giovanissimo, era stato appena eletto al Consiglio Comunale di Ortona, e ci dà uno spaccato della vita politica cittadina, una vita politica vivace, complessa, articolata, però con slancio e con determinazione si realizzava il programma amministrativo. E poi in questa pagina non manca di svelare anche qualche piccolo retroscena. Il mio impegno in politica inizia nel 1970, anno delle elezioni comunali, in cui la Democrazia Cristiana ottenne 18 seggi su 30, conseguendo così un'ampia maggioranza in consiglio comunale, grazie al consenso ricevuto dagli ortonesi. Subito dopo questa consultazione elettorale, però, iniziava a cambiare qualcosa nello scenario politico cittadino. La Democrazia Cristiana di Ortona era guidata da una maggioranza gaspariana che aveva espresso come segretario il commendator Rocco Alfieri, noto imprenditore locale nel settore della pasta. Il partito guidato dai gaspariani, con Nataliani in minoranza e il gruppo consigliare che aveva espresso quale sindaco il nataliano Fulvio Della Loggia, aveva creato una sorta di competizione tra le due correnti all'interno del partito con benefici per la città. Sotto l'amministrazione guidata dal dottor Fulvio Della Loggia furono infatti realizzate varie opere nell'ambito del porto: la banchina di riva, via Cervana, le banchine per i piccoli natanti all'inizio del molo sud e il binario ferroviario di collegamento tra la banchina nord e la stazione ferroviaria. In quegli anni si insediò l'Amicoperi, che ha dato lavoro a tanti nostri concittadini. Con l'aiuto del ministro Natali, l'amministrazione della loggia riuscì a ottenere la vinificazione dell'uva Pergolone solo per la nostra zona, con evidenti vantaggi per l'economia vitivinicola locale. Nelle contrade furono completate le reti idriche, fognarie ed elettriche. Ci furono importanti investimenti per il rilancio turistico della città. Ad esempio il Lido Riccio e il Lido Saraceni furono dotate delle principali infrastrutture la cui realizzazione non era più procrastinabile. Anche il casello autostrade di Ortona fu realizzato grazie all'impegno proficuo dell'amministrazione democristiana guidata dal sindaco Della Loggia. In un incontro con il progettista e il direttore dei lavori, alla presenza dell'onorevole Lorenzo Natali, il progetto era stato modificato con l'inserimento del casello di Ortona, non previsto nel progetto originario. Durante l'amministrazione della loggia, anche grazie agli incentivi stanziati dal Comune, si insediò l'Interplast sul sito dell'attuale Alfa Gomma, che diede lavoro a circa 300 persone. Il dottor Fulvio Della Loggia era solito ripetere che un buon sindaco non è quello che tutti i giorni è seduto in comune a raccogliere le lamentele e le richieste particolari, ma quello che sa cercare punti di riferimento a livello regionale e nazionale, ai quali rivolgersi per le esigenze della sua comunità e per ottenere risultati importanti per la sua gente. Il professor Francesco Di Stefano era tornato a presiedere l'ente ospedaliero, allora ospedale di zona, e aveva continuato l'attività per realizzare il nuovo ospedale in contrada Santa Liberata. Ricordo bene come sono andate le cose per ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno il primo finanziamento di 2 miliardi di lire per la costruzione del nuovo ospedale. Ero a Roma con il professor Di Stefano e col dottor Angelucci ed era una delle prime volte che mi recavo a trovare il ministro Remo Gaspari nel suo ufficio. Appena ci vide, il ministro Gaspari disse al professor Di Stefano e al dottor Angelucci: dovete fare immediatamente la domanda alla Cassa per il Mezzogiorno per ottenere il finanziamento per realizzare il nuovo ospedale di Ortona. Fate oggi stesso la domanda, poi manderete documenti e progetto. Dopo aver parlato di altre questioni che interessavano la città di Ortona, il professor Di Stefano scrisse a mano su un foglio di carta protocollo, appoggiandosi sul davanzale di una finestra del Ministero della Sanità, la richiesta di finanziamento che nella stessa mattinata andammo a consegnare al protocollo. Completata la richiesta con l'invio di altri documenti, tra cui il progetto fatto redigere da allora Giuseppe D'Aquino, l'ente ospedaliero ottenne un primo finanziamento di 2 miliardi di lire.
Successivamente, integrato con altri 4 miliardi dalla stessa Cassa per il Mezzogiorno, secondo il quadro economico del progetto che era stato presentato. Tornato a presiedere l'ente ospedaliero nel 1970, il professor Di Stefano aveva infatti acquisito l'area necessaria per la realizzazione della nuova struttura e con il primo finanziamento ottenuto dalla Cassa per il Mezzogiorno aveva appaltato i lavori che sarebbero stati completati nel giro di pochi anni. Grazie Antonio, come avete visto come si lavorava a suo tempo. Voglio dire pure che il professor Di Stefano è stato l'autore della USL numero 9 di Ortona, che nessuno voleva perché era troppo piccolina. E allora la sua presenza in aula in consiglio regionale mise in crisi la maggioranza dei democristiani, dice: io non voto il provvedimento della ripartizione in USL, allora non ASL, USL, se non facciamo una piccola USL Ortona. La USL Ortona si fece con 7 comuni fino a Orsogna e insieme all'unità sanitaria locale venne il distretto scolastico, ancora un'altra istituzione molto importante, per dire che all'epoca si pensava molto fortemente al territorio della comunità. Io che mi hai chiesto, tanto? Io ho risposto... La domanda che ti sento... No, io voglio far parlare anche... Della regia è questa qui, no. Gli inizi e l'impegno della sanità ortonese. Vabbè, la sanità dopo che abbiamo fatto l'appalto, io poi sono andato in consiglio di amministrazione, dopo Di Stefano che è stato eletto al consiglio regionale, io sono andato in consiglio di amministrazione nel 75 insieme a Giuseppe Giambuzzi, lo voglio ricordare qua, che è un contadino, che è figlio qua di Gigi Tommaso, lo voglio ricordare, un contadino molto astuto, molto intelligente, che aveva solo la preoccupazione di fare il bene della città. Lui mi ha affidato il settore, insomma, del seguire il nuovo ospedale, e il nuovo ospedale in 4 anni è stato concluso e nell'82, nel 75 è iniziato l'appalto, 74 l'appalto, nell'82, sono 2 belle foto sul libro, abbiamo inaugurato il nuovo ospedale. Ci sono degli ospedali che sono partiti con l'ospedale di Ortona, sono andati in pensione i custodi della struttura, non si è mai inaugurato, mai entrato in funzione. L'ospedale di Ortona è entrato in funzione in pochi anni e adesso sta là, e per fortuna Paolucci, che sta qua, ha cercato di dargli un indirizzo, quest'altra giunta regionale forse darà un altro indirizzo, ma perlomeno gli ortonesi non vogliono, gli ortonesi il suo territorio non vogliono perdere una struttura del genere, speriamo bene. Voglio salutare Petta, un mio assessore, che non l'avete citato, che sta qua, un mio assessore della provincia che tanto ha fatto insieme agli altri, naturalmente c'è Antonella De Felice, ci sta Antonio Tamburrino, ci sta Luciano Nelli, ce ne sono tanti, abbiamo fatto un buon lavoro in provincia. Ma io adesso vorrei far parlare gli altri amici, perché devono testimoniare i 3 sindaci con cui io ho combattuto dall'opposizione, certe volte la maggioranza, altre volte, ma però abbiamo sempre lavorato per gli interessi di Ortona. E in provincia, quando sono stato in provincia, in Parlamento, in Regione, l'ha detto Gianni, sempre per il territorio. Io devo dire un episodio solamente. Al Parlamento, nel 97-98, io e Gianni Melilla abbiamo messo in moto la procedura, c'era, ho visto qua il comandante del Circomare, non so se è andato via, l'ex comandante del Circomare, abbiamo messo in moto la procedura per l'elevazione di Pescara a direzione marittima e di Ortona a capitaneria di porto. Nel 2000 siamo riusciti a farlo portare all'attenzione del governo, però non si è concluso, ci ha provato con Leone, nel frattempo non ci è riuscito. Nel 2000, quando io sono stato eletto al Parlamento, abbiamo avuto la fortuna che Nino Sospiri di Pescara è stato nominato sottosegretario dei trasporti.
ha ripreso il nostro documento della regione con cui avevamo dato le indicazioni e io dal Senato, lui che aveva le mani in pasta, siamo riusciti a fare Pescara direzione marittima e Ortona capitanie di porto con risultati eccezionali in questo momento. Della provincia io poi voglio dire solamente le cose più importanti, che dovete leggere sul libro le cose fatte bene. Vedo Antonio Di Valerio, che per cui sono stato un incubo, un dirigente della provincia di Chieti che è andato in pensione, per fortuna dice lui, io per lui sono stato un incubo perché lo chiamavo di continuo, abbiamo fatto le rotonde, le iniziative, le scuole, abbiamo fatto 3 edifici nuovi, ma la cosa fondamentale è che abbiamo messo in moto la procedura per la pista ciclopedonale, questo lo devono sapere tutti, è partita nel 2007 con l'amministrazione guidata dal sottoscritto e abbiamo fatto il progetto, abbiamo trovato il finanziamento e poi successivamente con Mario Pupillo, che sta qua, ex sindaco di Lanciano e presidente della provincia, è stato appaltato e successivamente ancora con Francesco Menna è stato concluso e realizzato questa importante infrastruttura di cui oggi tutti quanti vantano, scusatemi questo sfogo, vantano la presenza di questa infrastruttura in nella nostra. Allora, come se immaginate un pochettino la domanda, però aspetta. Allora, la seconda domanda d'esperienza di vice sindaco di Ortona. Ci sarebbe stato qui anche Luciano La Penna, facciamogli una. Ecco, Luciano La Penna, grazie perché è stato un bravo amministratore della provincia di Chieti, oltre ad essere stato un bravo amministratore del comune di Vasto. È stato assessore regionale, presidente dell'ANCI. Luciano La Penna è stato un personaggio che purtroppo non c'è più insieme a noi, che è andato via prima. E allora, la seconda domanda riguardava l'esperienza del vice sindaco dall'85 al 92. Poi la terza domanda, perché vedo già pronto l'ex sindaco Puletti lì dietro le quinte, l'esperienza in regione dal 95 al 2001. In regione, l'ha detto Gianni Melin, ho presentato 250 proposte di legge, 220 sono diventate legge della regione Abruzzo, alcune rifinanziate anche in questi anni successivi. Abbiamo lavorato, però avevo la capacità, me l'ha detto Gianni, la capacità di trovare il consenso anche della minoranza, all'epoca la minoranza, noi eravamo maggioranza centro-sinistra, cioè coinvolgevo pure la minoranza e io dicevo qualcosa bisogna coinvolgere, perché la legge, la famosa legge 48, Silvio sicuramente l'ha trovato in consiglio regionale, era una erogazione di fondi alle associazioni, è una cosa, ma quello lo costruivo io, però non abbiamo fatto mai lamentare nessuno, sempre per il bene del territorio. Esatto, quindi l'esperienza in regione è stata molto importante e le cose fondamentali che abbiamo fatto per Ortona, insomma per il territorio, sono tante, le leggete sul libro. Quelle da vice sindaco, voglio dire, agli ortonisti soprattutto, abbiamo fatto Antecosco, il professore Alessandro Di Bartolomeo, che era sindaco, io facevo il vice sindaco a lui, ma in realtà avevo la delega a fare tutto, perché lui faceva il chirurgo, insomma, avevo un assessore con me che si chiama Antonio Falcone, che voglio ricordare perché è andato via in questi giorni, in questi ultimi mesi, un uomo di cultura, direttore di un giornale locale che attualmente si è fermato, ma siccome ho visto che Vittorio Polsone vive in giro, che si dovrebbe rimettere in piedi quel giornale perché ha fatto la storia di Ortona in qualche maniera. E Antonio Falcone era uno con cui mi scontravo facilmente, però alla fine trovavamo le soluzioni. Io vice sindaco mi sono occupato di una cosa molto importante, la gente adesso va ai Saraceni, fa la galleria, entra sul cavalcavia e arriva ai Saraceni, quel cavalcavia non c'era, lo sapete questo, ve lo ricordate che non c'era quel cavalcavia, c'era un sottopasso dove potevano passare solamente le macchine piccole, il traffico pesante non poteva passare
e il traffico pesante stava facendo andare giù l'orientale, perché avevamo messo i vetrini, i tecnici avevano messo i vetrini, pronto, si rompeva di conti. Venne la commissione grandi rischi a livello nazionale, fece un verbale con cui lo rimise al sindaco. Dovevamo evacuare 450 famiglie dai Salesiani, perché è di Ortona, fino giù al castello. 450 famiglie da sistemare altrove, perché dice, può andare giù da un momento all'altro, come nel 1700 ci fu una frana che prese mezzo Palazzo Farnese, una parte del Palazzo Farnese andò giù. Allora io mi misi dietro la persona che era potente in Abruzzo, ed è stata molto brava, Remo Gaspari, che mi voleva bene, mi ha fatto fare il sindaco di Ortona per non stoccare la Democrazia Cristiana. Però poi quando ci chiedevo qualcosa ha dato sempre disponibilità a operare. Siamo riusciti a chiedere alle Ferrovie dello Stato, che stava facendo un intervento sulla tratta Casalbordino-Ortona, a chiedere una perizia di variante per realizzare il cavalcavia ferroviario di 3 miliardi e mezzo a totale carico dell'ente ferroviario, che abbiamo appartato, io ho firmato le carte, sono andato qualche volta ancora come vicesina, abbiamo realizzato il cavalcavia. E poi Gianfrancesco Puletti, a cui do la parola adesso, la passo io, dopo un mese che si è insediato, due mesi che si è insediato, è riuscito ad inaugurare quell'opera che è molto importante per Ortona, non solo perché ha salvato l'orientale, ma anche perché ha dato un accesso al porto molto dignitoso. Gianfrancesco, prego. Intanto salutiamo la consigliera comunale di Lanciano, Dora Bendotti, mi dicono che in sala. Dora Bendotti in sala, sì, consiglio di Lanciano. Sì. Allora, non sono riuscito a sentire bene quello che stavi dicendo, perché... Sei inaugurato il cavalcavia. Ah, quello del cavalcavia, sì. Diciamo che intanto, come premessa al discorso, devo dire che effettivamente abbiamo lavorato e abbiamo fatto tante cose insieme, pur essendo avversari politici. Perché la bellezza di Ortona, la bellezza forse anche della politica quando i partiti esistevano, io sono convinto che debbano tornare a esistere, Gianni, sono convinto che debbano tornare a esistere, perché senza i partiti si crea una confusione immane. Ebbene, quando c'erano i partiti c'era il rispetto reciproco che poi diviene collaborazione e porta a costruire sempre qualcosa insieme. Con Tommaso, pur essendo avversari politici, ci siamo sempre rispettati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo condotto insieme delle belle battaglie, abbiamo ottenuto dei bei risultati. Beh, io volevo ripartire però, sì, basta che ci guardiamo intorno, io volevo partire però dal tuo libro che mi hai gentilmente regalato qualche giorno fa e che ho letto, e devo dire che mi è estremamente piaciuto e mi ha interessato molto, perché rappresenta la storia della nostra città dal 70 al 2017, cioè praticamente quasi mezzo secolo di storia della nostra bellissima città. Durante questo periodo sono avvenute molte cose, ma sicuramente il rispetto reciproco c'è sempre stato. Allora, di questi 70 anni tu, Tommaso, hai ricoperto le cariche più prestigiose che possono esistere, anzi sono disposto a dire che tu sei stato sicuramente il personaggio politico più importante di questo mezzo secolo, ma forse addirittura il personaggio più importante politico dell'intero dopoguerra di Ortona, perché gli incarichi che tu hai ricoperto sono ben noti a tutti. Sei stato istituzionalmente nell'ospedale, sei stato nella provincia, sei stato in comune, sei stato nella regione, sei stato al Senato della Repubblica, e in tutti questi luoghi sei stato sempre in posizioni preminenti. Ma quello che più mi piace ricordare, e che forse non è stato sottolineato a sufficienza, sono i tuoi 42 anni da consigliere comunale. Cioè, Tommaso era contemporaneamente sì consigliere provinciale, era contemporaneamente presidente della provincia, ma era anche consigliere comunale, il che significa che portava le istanze del consiglio comunale direttamente in provincia, portava le istanze del consiglio comunale direttamente alla regione, dove ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del consiglio, e tante battaglie insieme in quel periodo abbiamo fatto, Tommaso.
portare le istanze di Ortona e soprattutto della nostra agricoltura a livello di Senato della Repubblica. Quindi quei 42 anni da consigliere comunale hanno rappresentato la continuità nell'impegno politico. Ma quello che mi piace ricordare, se mi consenti questa sera Tommaso, è l'aspetto che forse oggi è una giornata di festa e come tale io vorrei ricordare, se possibile, tutti i sindaci che tu hai citato. Perché nella diversità che ci ha distinto politicamente, talvolta anche in scontri violenti a livello comunale, ma c'è sempre stato la stima reciproca e soprattutto la voglia di tutti i sindaci che si sono succeduti nella città di Ortona di fare qualche cosa di buono per questa bellissima città. Vorrei ricordare anche la forma strana con cui ho conosciuto tutti quanti questi sindaci, il professor Francesco Di Stefano, detto Cettino tra gli amici, il quale venne a trovarmi. Lui era preside dell'adiacente scuola media, venne a trovarmi a scuola perché voleva conoscermi e voleva presentarmi lui stesso alla città di Ortona. Vorrei ricordare Fulvio Della Loggia, il quale quando io mi dimessi da consigliere comunale nell'87, dopo 7 anni di consiglio comunale per assumere degli incarichi di partito a livello regionale e nazionale, Fulvio, capogruppo di opposizione, capogruppo di maggioranza, prese la parola e ricordò i miei 7 anni di consigliere comunale di opposizione dicendo che mi ero battuto per gli interessi della città. È una cosa bellissima pensare che il consigliere di maggioranza parla con il consigliere della minoranza, della minoranza della minoranza, perché io allora ero movimento sociale, quindi ero la minoranza della minoranza, e ne esalta il lavoro a favore della città. Un atto di notevole grandezza. Vorrei ricordare anche Nino Pace, con cui facemmo, mi ricordo, nell'85, uno scontro violento in campagna elettorale, che si concluse inseguendoci l'uno l'altro nei comizi delle varie frazioni di Ortona e si concluse arroganti con un grosso abbraccio e una stretta di mano, perché in fin dei conti ci siamo sempre voluti bene, ci siamo stimati reciprocamente. Vorrei ricordare ancora il professor Di Bartolomeo, il quale quando fu insediato sindaco ovviamente prese i voti della maggioranza e prese il mio voto contrario, come era ovvio essendo del Movimento Sociale, essendo una maggioranza di Democrazia Cristiana e alleati. Ebbene, io feci la mia motivazione a termine del Consiglio Comunale, il professor Di Stefano mi disse: mi è piaciuto il tuo voto contrario e ti invito a cena, e mi portò dopo qualche giorno a cena, mi pare ad Ascoli Piceno. Ecco, voglio poi ricordare, consentitemi, due colleghi, due grandi amici, Mimmo Bernabeo e Gabriele Moro, che oggi non sono presenti ma che sono nel mio cuore perché abbiamo lavorato insieme una vita al Nautico di Ortona. E poi consentitemi di salutare il mio Nicola Pratino, che non è un amico ma che è un fratello con cui abbiamo diviso battaglie enormi, con un'amicizia che ci lega enormemente, e Enzo Di Stefano, che è Enzo Dottavo, amico carissimo, di cui ho una grande stima, talmente grande che è il mio medico curante, per cui tornando a parlare di quello che ci unisce e ci divide, caro Tommaso, ci sono tanti aspetti che ci hanno contraddistinto durante questi anni lunghi di consigliere comunale e di attività politica. Però quello che io voglio condividere è la tua conclusione del libro, che poi è forse la cosa più importante. Nel tuo libro tu inviti le nuove generazioni a costruire una città migliore. Io sono convinto di questo aspetto. Io credo che la politica possa avere ancora privilegio, possa avere ancora un ruolo importante nello sviluppo della città. Credo che i partiti debbano tornare ad avere un ruolo nello sviluppo della città e sono convinto che il tuo libro possa essere
uno strumento fondamentale per poter conoscere la politica, per conoscere gli aspetti positivi che abbiamo condotto nell'ultimo mezzo secolo e gli aspetti negativi che ci hanno contraddistinto ugualmente in questo mezzo secolo di lavoro, acquisire tutto ciò che di positivo abbiamo fatto e renderlo ancora maggiore, togliere tutto ciò che di negativo abbiamo fatto e costruire questa città, dando alla nostra città il ruolo che gli spetta a livello locale, a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale. E non dico di ritornare a fare di Ortona la perla dell'Adriatico, ma almeno di fare di Ortona un gioiello prezioso per il nostro Abruzzo. Grazie per me. Allora, invito i prossimi ad essere brevi, perché vogliamo andare via tutti insieme. La parola a Remo Di Martino, vedo che già c'è il microfono, eccolo qua, ex amministratore del Comune di Ortona, oggi presidente Istituto Nazionale Toscano. Sì, grazie Tommaso per avermi consentito di fare questo intervento e ti voglio ringraziare per due cose. La prima per aver ricordato Zio Fulvio, sai che ero legato particolarmente a lui, avendo sposato la nipote, è stato uno dei miei maestri nella politica, ma soprattutto per ricordare a te stesso quello che io ricordo benissimo, e cioè che entrai in politica grazie a te. Io ero un giovane avvocato di 35 anni e tu mi affidasti alcuni incarichi, soprattutto quello di difenderti, perché nel libro non ho letto un passaggio che è quello che ha riguardato un po' la nostra Repubblica, mi riferisco al periodo di Mani Pulite, quando anche Ortona fu attinta da quelle indagini, e però, ed è questo che è meglio dirlo e gridarlo, tutti gli amministratori che furono processati in quel periodo furono tutti assolti. Sì, fu anche la mia bravura, per l'amor di Dio, ma erano tutte persone oneste. Grazie, Tommaso, grazie per avermi portato questo intervento. Complimenti per tutto, sai che ci lega una profonda amicizia, perché quando tu mi chiedesti di entrare in politica e quindi di impegnarmi, poi non fosti ripagato, perché in effetti ci separammo e per 20 anni io ho fatto parte dell'amministrazione Puletti e Fradino, e l'avversario del Consiglio Comunale, il tuo avversario vero, sono stato io. Arrivederci. Allora, la quarta domanda è l'esperienza in Senato, Tommaso, e la provincia nel 2004, la vittoria, e poi passiamo subito all'intervento in sala con Tamburino Antonella di Felicia. Un saluto a queste persone. In Senato abbiamo parlato, la cosa più importante che abbiamo fatto è l'elevazione di Ortona e Pescara, l'elevazione a direzione marittima e a capitaneria di porto. Io volevo dire che insieme a Ortona, se oggi stiamo qua, in questo bel teatro, ci stiamo perché c'è stata una combinazione tra comune e regione che io rappresentavo, perché io in consiglio regionale ho raccolto l'istanza del comune di Ortona, ho presentato un progetto di legge per dare dei contributi a dei comuni per la realizzazione di interventi culturali per Ortona, 1 miliardo di lire. Insieme ai 600 milioni messi in bilancio dal Comune di Ortona, fece 1,6 miliardi per acquistare il teatro che era dei primati a Ortona. Dopodiché, con un altro progetto di legge, ho dato anche dal centro-destra, che poi ci metterò la regione ad aprire quando io sono andato via, la regione di un altro finanziamento di 4,5 miliardi per la ristrutturazione, in tutto 5,5 miliardi della regione. Questo teatro oggi vive ed è uno dei teatri più belli, dopo Lanciano, volevo dire, ci stanno i due sindaci che mi stanno guardando, come Lanciano, con un po' più grandicello di quello di Lanciano, è un teatro molto apprezzato dal territorio, anche dal territorio, e che ha dei programmi molto importanti per quanto riguarda le compagnie che si prodigano nell'attività culturale. Allora, no, due interventi veloci in sala da parte di Antonio Tamburino, l'operatore provincia, e Antonella De Felice. Antonio, eppure Rodano, già che non sarà il microfono, deve salutare pure il mio marito. Esatto, anche se l'intervento da questo successivo. Tamburino, non mi dire niente. Come al solito, fa sempre l'intervento, si fa sempre così.
delle promesse, degli impegni, delle varie anni. Dovessi dire, innanzitutto vorrei iniziare come ha fatto Francesco Renna con i ringraziamenti. Ringrazio Tommaso Moretti per l'attenzione, lo faccio insieme all'amico assessore Petta, noi rappresentavamo le zone interne, dico la realtà, lui del Vastese, io del Alto, diciamo, Santo Aventino, le attenzioni e diciamo, le numerose attività che abbiamo fatto in questi territori, nei territori più disagiati, purtroppo noi scontiamo delle difficoltà a prescindere, sia per quanto riguarda le infrastrutture, sia per quanto riguarda i servizi, e con quell'aggiunta, con quel governo, abbiamo dato molto a questa realtà, anche nella gestione dei servizi che non riusciamo a fare come piccole comunità. E poi un grazie per avermi dato l'opportunità di far parte di quel governo provinciale, che mi ha cresciuto, mi ha fatto conoscere tanta gente, mi ha fatto conoscere la provincia in modo diverso, soprattutto mi ha fatto conoscere l'uomo Moretti, che è vero, come hanno detto chi mi ha preceduto, è un uomo umile, una persona umile, appassionata al proprio lavoro, lavorava più di 14 ore, come ha scritto sul libro, io ho avuto modo di scorrere il libro, ha detto tante cose molto meno di quello che faceva. E poi volevo dire, quindi la mia esperienza si è cresciuta con la persona del presidente Moretti. Io molti valori li portavo già dentro, perché anche io sono figlio di famiglie umili e contadine, e con lui questi valori, quella dell'umiltà, quella della passione, quella dedizione al lavoro, si sono accresciuti, si sono moltiplicati. Poi volevo chiudere con una nota di colore, che lui mi dice sempre, che adesso prima i nostri consiglieri siamo tanti, no? Consiglieri, assessori, presidenti in sala di quell'avventura. Allora lui riceveva, era un ufficio di collocamento la sua stanza, quindi riceveva tutti, prendeva impegni con tutti, e noi alla fine quando usciva quella persona, quel cittadino o quell'impresa, no? Dicevamo, senti presidente, quale cambiale hai firmato oggi? E a lui diceva, dove te ne parlo? E mi ricordo che in quel periodo, innanzitutto devo dire una cosa prima che racconto questo, che se dovessi ricordare il presidente Moretti per la cosa più brillante che ha fatto, vorrei dire l'intuizione della Via Verde. È stato lui che ha portato sul tavolo della provincia per prima la discussione sulla Via Verde, è stato lui poi con quell'occasione che ha fatto valere anche il suo impegno politico, la sua doppia funzione, perché con i collegamenti che aveva con Roma siamo riusciti ad avere un prezzo da RFI che non era quello da cui si partiva inizialmente, da 50 milioni siamo arrivati a 2 milioni di euro per l'area di Serena. Su questo è quello che è quell'intuizione che oggi ne è la prova la Via Verde. E poi se dovessi scegliere un'opera, non di grande valore, diciamo corposo come infrastruttura, ma l'immediatezza con cui abbiamo ridato alla Statale 16 la variante in occasione del crollo del ponte che si è verificato su Fossa Cesta, e nell'arco di 2 mesi siamo riusciti a organizzare quella variante che aveva paralizzato il traffico sulla S16. Quindi queste le due cose importanti. Allora, per raccontare quella storia, ogni tanto noi avevamo fatto una programmazione che guardava molto alla pulizia delle strade del periodo invernale, quindi riguardava le zone interne, e molto anche nel periodo estivo, che riguardava le zone più fallive, che erano interessate dall'era sulle strade. Avevamo deciso di fare sia esternalizzare i servizi laddove non avevamo attrezzature, ma anche di andare a riqualificare, a migliorare con il personale quelle zone dove l'attrezzatura era presente, c'erano i mezzi ma non c'erano persone. Quindi c'è stata un'infornata, diciamo, di persone che sono venute a lavorare in provincia, tramite le somministrazioni da parte delle somministrazioni lavoro, da parte delle agenzie interinali, e c'eravamo dati, no? Dice, mi raccomando presidente, quelli che mi mandi sulla strada devono avere la patente, devono essere qualificati, devono essere formati. All'inizio funzionava. Poi col passare del tempo ogni tanto, senti Antonio, domani arriva un ragazzo sull'area TOT, mi raccomando, cioè,
è un giorno, è due giorni, ecco, i telefonici, presenti qua, io lo so che tu li prendi di me, però queste persone devono essere formate, devono sapere, ma noi che ci serve su quella zona? Beh, tu devi sapere che in tutto quello che facciamo c'è una componente, la componente sociale, non te lo devi dimenticare, no. Per me invece c'è questa componente sociale. Un bel giorno era il mese di luglio, chi lo può dimenticare? Lui mi telefona molto, molto, diciamo, diciamo accalorato, e andò, sono su questa strada, adesso non dico dove, sono su questa strada, non si è fatto l'erba, non è stato fatto nulla, siamo al 15 di luglio, io l'ho fatto sfogare, quello che ho detto, sei il presidente, ricordi che una componente di sociale sta tutto lì. Grazie. Altrimenti non riusciamo a contenere. No, no, dobbiamo cogliere l'occasione per ringraziare e per ricordare quelle persone che non ci sono più, che sono Luciano Lapena, che sono l'onorevole Di Fonza, che sono Andrea Cora, che sono Roberto Mena, che sono Paolo Verosini. Non ce lo dimentichiamo, loro sono stati con noi, hanno avuto importanti ruoli e che ci hanno dato una mano. E oggi non ci sono più. L'importanza della solidarietà, del sociale.
Ah, ok, allora anticipiamo l'intervento. Io ho conosciuto Tommaso Coletti, ma avevo un sano operatore nel 1975 con il professor di Paratone, che era sindaco di Ortone. E allora ogni tanto arrivava il ministro comunale e diceva: Tommaso Coletti, che non è questo, non so. Il professor Paratone, io si prendeva tra un intervento e un altro il calcio e gli diceva: pupillo, piegati, io mi piegavo e lui si fumava delle libbre del Consiglio comunale. Oggi è una giornata di festa, sono bravissimo, tantissima gente, il signore mi ha ricordato perché ci sono ancora nuovi, senatore Coletti questi sono 50 anni di politica e quindi ha fatto anche le bomboniere, la bomboniere è questa. Soltanto che le bomboniere fanno sempre una brutta fine. Questo, come dicevano i nostri ospiti, questo è un documento vero. E la storia e la narrazione con un io narrante che non è mai invadente, a tal punto da nascondere alcuni episodi, e io lo dirò in 30 secondi perché il mio testimone anche Antonio Tamburino fu nominato il presidente della provincia, Tommaso delegato al bilancio, la legge del rio era tagliata tutti fuori, avevamo un bilancio con il parere negativo del dirigente e di revisione dei conti. Avremmo dovuto in quella seduta mandare la provincia in default. E quindi non avremmo potuto fare quelle cose che abbiamo fatto oggi. Là il genio di Tommaso Coletti e disse: ma presidente, votiamo a favore anche con il parere negativo, perché noi cercheremo di vendere gli immobili della provincia con l'inquilino e chiudere il buco di 16 milioni di euro. Quel giorno ci tremarono i polsi perché la Corte dei Conti voleva sempre venire a casa a bussare. Allora noi vendemmo entro un anno il tribunale di Chieti e la prefettura, guadagnammo con lì 16 milioni di euro, ma il merito che la provincia di Chieti si è salvata in denuncia nel 2014 con quel signore là. Grazie, grazie a tutti. All'intervento del banco. Un momento soltanto. Io volevo salutare, devo andare via purtroppo, volevo salutare e ringraziare Tommaso Coletti per tutte le cose che ha fatto al tempo. Non dico altro. Grazie. Grazie, l'avvocato di Giuseppe Carini. Consiglio di Stato, l'organo più importante della giustizia amministrativa in Italia. Lui è stato componente ed è stato consigliere comunale 5 anni con me a Ortona. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie senatore per avermi invitato e per l'onore di parlare davanti a una platea così prestigiosa. Il professor Puletti ha già detto tutto ciò che avevo in mente di dire, per cui sarò brevissimo. La presentazione di un libro vorrebbe che si parli del libro tanto e poco dell'autore, ma se l'autore è il senatore Coletti è chiaro che l'inversione viene naturale. La storiografia è una delle scienze meno esatte che esistono, però devo dare atto al senatore Coletti che ce l'ha messa tutto per scrivere un libro di storia, non un libro di politica. Già si è parlato delle tante cose che ha fatto il senatore Coletti. Nel libro lui mette poca enfasi per la politica e tanta passione invece per le opere, per le cose fatte. Una è questa dove siamo questa sera, mi permetto di ricordare il liceo scientifico e potremmo dirne tante. È stato un onore e un piacere averti in Consiglio Comunale con me, sei stato un correttissimo avversario e un buon maestro. Grazie per tutto. Grazie, adesso tutti gli interventi, l'intervento dell'altro è sindaco Vincenzo D'Ottavio e poi Non devo chiudere. No, la chiusura aspetta a Tommaso.
Allora, intanto volevo dire tre cose sul tuo libro, sull'esperienza in provincia che ho avuto anch'io, c'ero anch'io allora Antonella, e poi qualcosa un po' su, diciamo, su come è stato condotto il lavoro fatto anche in provincia, e poi qualcosa sul comune, dove ho fatto un piccolo segmento, diciamo. Il libro finisce per ora nel 2017, ma probabilmente le cose potevano andare anche diversamente, ma questa è tutta un'altra storia. Allora, in provincia, lo dico ai consiglieri e assessori presenti, Tommaso ebbe un'intuizione secondo me importantissima. Fino ad allora l'istituzione provincia, che aveva un ruolo fondamentale, si svolgeva assolutamente nel palazzo, cioè sul corso, il palazzo della provincia. Noi abbiamo cominciato a fare consigli provinciali nei comuni. Siamo stati a Cupello, siamo stati a Gissi, a Palmoli, dove appunto c'era un bisogno in quel momento di lavoro oppure una iniziativa da solidificare. E ci siamo andati, io ricordo benissimo quando siamo arrivati a Palmoli, l'allora sindachessa Roberta, che lavorava a Vasto, ci accorse addirittura con la banda. Questo per dire come il popolo, la gente, voleva che l'istituzione provincia andasse sul territorio. E questa è stata un'intuizione, a mio avviso, molto importante. E anzi, secondo me, sarebbe un po' da fare ancora. E questo si collega al discorso delle persone, del politico, che deve continuare a stare in mezzo alla gente, ma non solo per raccogliere il consenso, ma proprio per intercettare i bisogni di quel territorio. Un'altra cosa che volevo dire a proposito, ma l'hanno detto benissimo gli altri che mi hanno preceduto, da Luciano D'Alfonso, Gianni Mele, cioè bisogna tornare a fare in modo che ci sia il primato della politica e anche dei partiti, altrimenti davvero è uno sfascio, non si capisce più niente. E poi un'altra cosa molto importante, cioè la mia esperienza in comune è stata, io sono stato ovviamente onorato, fortunato, sono stato davvero lusingato da quel successo quasi bulgaro che ho avuto grazie anche all'intervento di tutti gli amici, dei partiti, di chi ovviamente ci sosteneva in quegli anni, perché dopo 18 anni di centrodestra riprendevamo in mano il comune e abbiamo fatto nonostante tutto tantissime cose. Tantissime cose, davvero. E quindi, caro Tommaso, grazie che mi hai invitato davvero. Il tuo libro, ripeto, racconta un piccolo segmento di quasi 50 anni, ma io che ti conosco un pochettino, forse più degli altri, penso che non sia finito qui. Auguri, Tommaso, e grazie. L'ultimo intervento, poi chiudiamo. Innanzitutto volevo ringraziare le amiche e gli amici di Abruzzo Popolare e di Ortona Popolare che hanno reso possibile questa bella serata. Io per quello che ho potuto ho fatto un ripasso che è sempre utile, come ricordava l'onorevole Medilla, come ricordava il professor Puletti, di quella che è la storia soprattutto della nostra città da un punto di vista politico e amministrativo. E ripensandoci oggi, mentre provavo a riordinare un po' le idee, di questi 47 anni, quasi 35-40 li ho quasi vissuti, diciamo, a fianco direttamente, perché ricordo la prima campagna elettorale nell'85 dei comunali, quando avevamo la Democrazia Cristiana, aveva la sede qui in via Garibaldi. Questa testimonianza, al di là ovviamente del legame, insomma, di quello che ho avuto la fortuna di vivere, avendo poi intrapreso anche un percorso amministrativo, politico, insomma, tutto quello che conoscete, però è importante perché ci dà uno spaccato anche di come è evoluta la normativa, l'organizzazione delle istituzioni e come è modificata non solo la politica, lo ricordava il professor Puletti e lo stesso onorevole Melilla, ma vediamo anche come sono cambiate le competenze delle varie istituzioni, dal comune, la provincia, la regione, la storia della sanità in Italia. E
Per quanto riguarda la città di Ortona, che è un po' la protagonista, insomma, di questo racconto, di questa testimonianza, è un omaggio, lo ricordava il professor Puletti, diciamo, l'esperienza diretta da consigliere comunale a Ortona copre il periodo dal 75 al 2017, però è un omaggio di fatto a tutte le donne, a tutti gli uomini della nostra città che hanno speso il loro tempo, hanno sacrificato i propri affetti, la propria attività lavorativa per cercare di dare un futuro migliore alla nostra comunità. E quindi il periodo interessato dal racconto, dalla testimonianza che potete leggere nel libro, ricorda i sindaci dal professor Di Stefano, il professor Della Loggia, Dino Pace, poi il periodo del professor Bernabeo, l'anno del sindaco Moro, poi il ritorno della Democrazia Cristiana al governo della città nell'85 e nel 90, poi diciamo l'inizio della cosiddetta Seconda Repubblica, quindi il professor Puletti, poi l'ingegner Fatino, il dottor D'Ottavio, e arriviamo ai giorni nostri con il sindaco Leo Castiglione. Però quella generazione, dagli anni 70 in poi, ha contribuito a dare sviluppo, benessere, crescita alla nostra comunità, dopo che dal dopoguerra, quindi dalla prima elezione del 1948, nelle quattro elezioni che ci furono subito dopo la guerra, quindi il 48, il 52, 57 e 61, abbiamo avuto le amministrazioni dell'avvocato Alberto De Benedictis, di Giordano Veri, Renato Santoro e dell'avvocato Giovanni Di Paolo, che si preoccuparono di ricostruire la nostra città dalle macerie della guerra. Ecco, questo libro vuole essere innanzitutto anche un omaggio a tutte queste figure che hanno consentito alla nostra città di risollevarsi dalle macerie della guerra. E infine, come è stato detto anche in precedenza, per i più giovani soprattutto che si avvicinano alla politica, è un esempio di come, io mi permetto di dirlo a chiusura dell'incontro, avendolo visto insieme, insomma, ai nostri familiari direttamente, di come dovrebbe essere la politica, dove a prescindere se si riesce a ottenere o meno un risultato, però impegnarsi con dedizione, sacrificio, con impegno, con correttezza anche verso gli avversari politici, sacrificando tanto della propria vita privata e della propria vita personale, e soprattutto studiando e approfondendo le questioni che si vanno ad affrontare nei vari livelli. Solo così la nostra città, e parlo della città di Ortona, potrà, e la conclusione del libro va in questo senso, potrà riprendere quel cammino di crescita, quel cammino di sviluppo che tutti ci auguriamo, e che potrà far tornare la città di Ortona a recitare un ruolo da protagonista sul nostro territorio. Questo è l'auspicio delle conclusioni del libro, e questo forse è il messaggio più bello che stasera vorremmo che fosse lasciato. E quindi adesso lascio le conclusioni all'autore. Grazie. Grazie. Stiamo per chiudere. Volevo dire ai sindaci emeriti di Rolando Veria. Io devo ringraziare una persona che mi è stata molto vicina e mi è stata utilissima, Manfredi Pulcinelli, già presidente della provincia, che è stato capo di gabinetto della mia amministrazione. A parte i collaboratori, l'ho fatto nel libro, cioè qua abbiamo qualcuno, Filomena, Laura, anche Cristiana Canosa, è stata con me, che oggi è stata assessore fino a ieri, oggi la giunta è stata azzerata a Ortona, speriamo che si rifaccia presto. Voglio dire, queste persone hanno avuto un ruolo importante, perché da solo l'amministratore non riesce a concretizzare tutto, ci vuole la squadra di amministratori, di funzionari, e lo staff a questa funzione. Poi devo ricordare, l'ha fatto Tonino Antonio Tamburrino, ma lo voglio fare pure io perché me l'ero lasciato per la fine. Luciano è stato ricordato, Luciano La Penna, ma voglio ricordare Pamfilo Di Silvio, che è stato prima presidente del Consiglio Provinciale e poi ha fatto l'assessore alla cultura quando Luciano La Penna è tornato a fare il sindaco di Vasto. Roberto Menna, il papà del presidente della provincia Francesco, che stava qua, che ha portato il saluto, è stato vicepresidente del Consiglio regionale. Purtroppo è andato via molto, in maniera molto prematura, con un male che non perdona, purtroppo. È una persona
dolcissima, e il figlio lo rappresenta benissimo. Era lui, vi racconto questo episodio per dirvi, lui era di rifondazione comunista, ma era più di democristiano di Donna Felicetta di Ortona, chi se lo ricorda, perché al suo negozio, lui aveva un piccolo mini market, aveva ancora il libro, il quaderno dove segnava, la gente prendeva, faceva la spesa, teneva i soldi, segnava, e mi ha detto, questo è il 50% forse arriva, anche di mio, perché l'altro va in beneficenza, che vuoi fare, e Roberto è stato un grande. A Di Ortone invece voglio ricordare Carlo Sanvitale, che è stato segretario del PSI, con me è stato in parte alleato, in parte avversario, qualche volta ci siamo scontrati, un uomo di cultura. Carlo ha dedicato la sua vita a fare attività culturale rimettendoci i propri soldi molto spesso, cacciava di tasca sua. Una persona che ha voluto bene a Ortona, che purtroppo non c'è più, anche lui è andato via in maniera molto precoce. Sono persone che hanno dato tanto alla nostra città. Ho ricordato anche altri, Nino Pace, l'ho detto prima, insomma è stato un grande, Gabriele Moro per fortuna sta ancora in mezzo a noi anche se non è presente, Mimmo Bernabeu che avrei voluto tantissimo con noi questa sera qua, purtroppo non sta in condizioni di poter muoversi da casa, dal letto, perché tra l'altro ha fatto una caduta lungo le scale ed è, non sta bene insomma, e mi dispiace tantissimo perché Mimmo ha mancato, lo dico nel libro, ha mancato la elezione al Senato nell'83 per pochi centinaia di voti, perché la sua avversaria interna nel collegio aquilano, la senatrice Marinucci, prese uno 0,03% in più, pur avendo preso minor voti, però la percentuale è stata vantaggio, ha portato vantaggio alla senatrice Marinucci. Lui si era dimesso 6 mesi prima da sindaco di Ortona per essere candidato al Parlamento, perché questo prevede la legge, e non è stato eletto per caso. Nino Pace non è stato eletto per caso alla Camera dei Deputati. Io ho avuto la fortuna di riuscire, e questo lo voglio dire perché non l'ho scritto nel libro. Non mi volevano candidare, perché volevano candidare un'altra persona per un impegno che aveva preso Franco Marini. Poi Luciano è andato via, ma è stato Luciano, insieme a Bernardo Mazzocca, che andò da Marini il giorno che si stava facendo la direzione nazionale del mio partito, che era allora era la Margherita, per fare le candidature. Allora hanno detto, guardate, dobbiamo candidare Tommaso, ma voi state rieletti in Consiglio regionale, perché io nel 2000 sono stato rieletto in Consiglio regionale, nel 2001 c'erano le elezioni politiche, dopo un anno ho detto, perché me ne devo andare dal Consiglio regionale? Vabbè, ma questi mi dicevano, tanto se non viene eletto rimane in Consiglio regionale, se viene eletto va in Parlamento. Perché hanno sostenuto loro? Chi veniva dopo di me in Consiglio regionale, il primo dei non eletti, aveva interesse a farmi eleggere al Senato, quindi avrebbe portato voti anche alla mia persona, che sarebbe entrato in Consiglio regionale. E così andarono le cose, io sono diventato consigliere regionale, dopo, ecco, senatore della Repubblica. Dopo due o tre anni, un giorno mi hanno circuito, si doveva votare le provinciali nel 2004, mi chiamo Marini, Franco Marini, che per me è un signore che mi ha voluto bene ed è stato utile anche all'Abruzzo e all'Italia, mi dice ti devi candidare a Presidente della Provincia. Ma se tu sei matto, come stai andando? Buono, qua al Senato, mi ero introdotto, stavo bene. E allora, il giorno che scadevano i termini per fare le dimissioni, perché mi sarei dovuto dimettere, dopo 2 anni di consigliere, di presidente della provincia, nel 2004 al 2006 si è rivotato, quindi sì alle politiche,
mi sarei dovuto dimettere per essere candidato al Parlamento, per essere ricandidato al Senato, scusami, per essere ricandidato al Senato. E allora mi hanno convinto a candidarmi alla provincia, poi mi hanno detto ti ricandiderai al Senato, ma come la legge lo vieta, cioè, ti devi dimettere 6 mesi prima delle elezioni. Allora la mattina facciamo una riunione alla sala della giunta Chieti, era l'ultimo giorno per poter rassegnare le dimissioni, ma io dovevo poi assegnare le dimissioni da presidente della provincia e poi dire ai consiglieri provinciali che avrei mandato a casa, ho votato perché io voglio tornare al Senato, avrei dovuto dire alla giunta, agli assessori, ai consiglieri. Allora ho detto come stavano le cose a tutti quanti, però ho deciso, rimango qua, non mi dimetto, non mi ricando dal Senato, rimango qua. Allora tutti quanti questi si sono emozionati e non parlava nessuno. Mentre questo periodo, questo minuto di transizione, entra l'ingegner Nelli, che prima ho visto qua, non lo so se è andato, dove sta qua, entra l'ingegner Nelli. E dicevo, ma che è successo? Che è successo? Sto morto lì qua dentro, era assessore alla pubblica istruzione, l'edilizia scolastica. E allora gli hanno detto, no, il Presidente ha deciso che non si dimette, rimane con noi il Presidente della provincia, quindi l'aggiunto in carica, il consiglio in carica, il comandante. E beh, allora dobbiamo festeggiare, ha detto. Allora Tamburino, mi pare, che disse, ma ci ha detto pure che costa 15.000 euro un mese di mini. Ha detto Nelle, e mo' come tappiani pure io, allora. E così ho deciso di rimanere, poi ci sono tornato con Pupilo come consigliere e così via. Comunque queste cose le leggete sul libro, perché sul libro ci sono non solo le cose di Ortona, che questo volevo precisare, ci sono le cose fondamentali che abbiamo fatto alla regione. La regione sono state fatte tantissime cose nel nostro territorio, mi parlo delle chiese, dei piccoli comuni, inventare una legge per dare la possibilità ai piccoli comuni di fare i mutui perché non avevano la capacità di indebitarsi. E parliamo molto delle cose che abbiamo fatto in provincia, 3 scuole nuove, i giochi del Mediterraneo, gli europei di basket. Con gli europei di basket abbiamo sistemato 3 palazzette dello sport, a Ortona, Lanciano e Vasto. E anche quelli di Chieti abbiamo sistemato, 4 palazzetti dello sport che sono ancora tuttora funzionanti e cose. Per cui il libro è interessante, parla di me ma parla di tutti e parla di quello che abbiamo fatto per il bene non solo di Ortona ma di tutta la provincia di Chieti e tutta la regione Abruzzo. Io vi ringrazio e do la parola a Nando per le conclusioni. Naturalmente i libri stanno fuori, è un omaggio che abbiamo voluto fare, in parte che ho fatto, in parte, ma mi hanno aiutato anche altri, ci sono degli imprenditori che mi hanno aiutato e volevo, siccome mi ha detto lo puoi dire, e voglio ringraziare Angelo Di Nardo, che l'ho visto che è andato via, che con la sua società, la Vigilanza Aquila, mi ha dato un bel contributo per pagare le spese di stampa del libro. Vi ringrazio e se il Signore ci darà la possibilità di continuare, poi scriveremo un altro libro. Grazie. Grazie Tommaso. Siamo giunti alla conclusione, 30 secondi e ci salutiamo. Tommaso, il libro è stato realizzato, l'evento l'abbiamo consumato oggi, abbiamo praticamente realizzato il tuo progetto, quello che avevi in mente qualche anno fa. Oggi possiamo trarre le conclusioni in 3 parole e ascoltando anche, cercando di riassumere tutti gli interventi che si sono succeduti, non si sente? Okay. Tutti gli interventi che si sono succeduti dall'inizio, 2 ore intense davvero, interventi che vanno in una direzione molto precisa. Avere delle virtù significa ovviamente avere come dire, nel cuore la formazione, avere nel cuore maestri grandi come Remo Gasperi che hai ricordato all'inizio, ma soprattutto un impegno profondo. In una parola, avere buon senso. Solo così possiamo sicuramente raggiungere
la perfezione nelle virtù che ci vogliono per un impegno politico, le virtù di avere prudenza quando si fanno le cose, soprattutto per il bene pubblico, soprattutto avere un grande senso della giustizia, altrimenti si esce fuori strada, la grande forza e infine l'equilibrio. E Tommaso può rappresentare benissimo queste grandi virtù che abbiamo elencato. Grazie Tommaso.